Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Molto speciale perché di fatto oggi vi svelo quasi in anteprima una moto pazzesca. Ve ne ho parlato e ve l'ho anticipato diversi giorni fa, ovvero che ho avuto delle informazioni da alcuni che lavorano in diversi stabilimenti Ducati, i quali mi hanno anticipato l'arrivo di un nuovo modello, anche se non si sono sbilanciati per ovvi motivi, perché ovviamente non possono divulgare troppe informazioni. Comunque su Instagram, avendo conoscenze con diverse persone che lavorano nell'ambito delle Ducati e nell'ambito Ducati, e li vedete magari nelle storie su Instagram quando li taggo, ecco, mi avevano anticipato l'arrivo di un nuovo modello, però non erano stati molto specifici. Ho aspettato che arrivasse qualche informazione ufficiale, quindi che non facessi un video con pattinaria, ed effettivamente è comparsa online sul sito di Young Machine, quindi la famosa rivista, e ne ho parlato quando vi ho fatto il video sul CBR 600RR. È comparsa appunto sul loro sito un primo render, una prima immagine relativo a questo nuovo prodotto, questa nuova moto pazzesca della Ducati. La vedete qui di fianco, ragazzi, e vi presento la nuova Panigale V4RR. Un nome che fa intendere un po' che è uno step successivo alla Panigale V4R. Di fatto è una moto pazzesca, una moto nata per un'esigenza particolare, cioè una moto creata appositamente ad uno scopo, ovvero quella di battere e superare la famosa Kawasaki Ninja H2R. Dunque, Kawasaki Ninja H2R, per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, per quei due o tre, parliamo di fatto dell'unica moto al mondo, ce ne sono uno o due, per esempio la Norton anche ha fatto delle moto con il compressore, comunque parliamo di una delle pochissime moto al mondo a montare un motore con compressore centrifugo, quindi diciamo è una moto sovralimentata. Una moto da ben 326 cavalli, con quindi dicevo una potenza pazzesca su un peso neanche troppo elevato, perché parliamo di soli, per la tipologia di moto che è, 212-216 kg in ordine di marcia, quindi più o meno 200 kg a secco. Una moto pazzesca che di fatto è straconosciuta nel mondo perché ha abbattuto il muro dei 400 km/h nel lontano 2016, arrivando proprio a 400 km/h. In realtà poi vi ho fatto un video, se vi ricordate, una settimana fa circa, nel quale vi svelavo un po' l'inganno di tutta la faccenda. In realtà non erano 400 km/h perché erano segnati, comunque se vi servono informazioni trovate tutto nel video che vi ho fatto appunto una settimana fa, magari ve lo lascio linkato alla fine di questo. Quindi Ninja K2R è una moto unica nel suo genere, diciamo conosciuta grazie a questa impresa dei 400 all'ora, che di fatto ha portato tanta pubblicità comunque alla casa, alla Kawasaki, tanto ritorno di immagine, cioè comunque vincendo queste sfide di velocità, Ninja K2R comunque è riuscita a entrare un po' nell'immaginario collettivo e a portare tanta pubblicità e ritorno di immagine appunto alla Kawasaki. Però nel corso del tempo, quindi da quando è uscita nel 2015, se ricordo bene, nessuna casa ha mai fatto una moto simile per sfidarla, cioè per spodestarla, no? Ed è strano, comunque grossi marchi come Yamaha, come anche la Ducati stessa, come la Suzuki, come la Honda, non si sono mai cimentate in un progetto simile. Bene, Ducati ci ha messo una pezza presentando, lavorando a questo nuovo progetto, questo nuovo Panigale V4RR, una moto pazzesca. Partiamo un po' con la cosa principale, la potenza. Dunque, questa moto mette in campo quella che è la base tecnica della V4 superleggera nuova, no? Quella che abbiamo visto presentata pochi mesi fa. Quindi parliamo di un motore 998 di cilindrata, ovviamente è un V4, 4 cilindri, con una potenza di 224 cavalli. Però, grazie al compressore centrifugo, la potenza sale a ben 420 cavalli. È una potenza pazzesca, cioè già la Ninja K2R 326 è un qualcosa di allucinante, 420 è veramente fuori di testa, cioè quindi Panigale, questa nuova Panigale V4 RR mette in campo questa potenza, 420 cavalli grazie al compressore centrifugo, quindi una potenza incredibile. Potenza più alta,
peso minore, perché essendo che la base di questa moto è comunque appunto la V4 superleggera, il peso della superleggera vi ricordo essere di 159 kg a secco. Ora, montando un compressore centrifugo, il peso sale, l'abbiamo visto sulla Kawasaki, sia sulla Ninja K2R, sia sulla Ninja K2, sia sulla ZH2, tutte moto con una potenza molto elevata, però ovviamente con un peso anche più alto rispetto ai concorrenti, proprio per via del fatto che il compressore centrifugo pesa quei 20-30 kg in più. Quindi questa nuova V4 RR passa dai 159 kg della superleggera ai 180 kg circa, appunto, della V4 RR. Questo per via del fatto del compressore centrifugo. Però parliamo comunque di 180 kg a secco contro i 200 circa della Ninja K2R. Quindi potenza più alta, 20 kg in meno di peso. E sono numeri, ragazzi, che vogliono dire tanto. Peso, potenza, passiamo adesso all'aerodinamica, perché anche qua questa V4 RR mette in campo una soluzione inedita. Parliamo della famosa aerodinamica attiva. Ve ne ho parlato in occasione, un anno fa circa, dell'arrivo della nuova CBR1000RR-R. Di cosa parliamo? Parliamo di un sistema di alette aerodinamiche montate lateralmente sulle carene, che si vedono poche in questa foto, ma ci sono, che di fatto possono entrare o uscire in base al fabbisogno di carico aerodinamico. C'è una centralina che gestisce il tutto. Quando si accorge di essere, diciamo, di aver bisogno di resistenza di carico aerodinamico, le alette le fa uscire, mentre quando si è in velocità le alette rientrano. Questo permette alla moto di essere efficace, ovviamente, sia in pista sia alle alte velocità, proprio nel campo della Ninja K2R. Perché la Ninja K2R, sotto il punto di vista dell'aerodinamica, ha un problema, ovvero quello di avere le alette aerodinamiche fisse sul musetto, le vedete qui di fianco. Per esempio, quando Young Machine stessa ha fatto una prova 3 anni fa, facendo un video in un ovale per fare il record di velocità sulla Ninja K2R, avevano tolto le alette sul musetto, l'avevano fatto apposta perché le alette creano resistenza. Quindi diciamo che di base la Ninja K2R nasce con questo problema, cioè è una moto fatta per fare i record di velocità, però al quale hanno montato le alette aerodinamiche che fanno resistenza alle alte velocità, non si capisce bene perché. Mentre la Panigale V4 RR appunto monta sistema di aerodinamica attiva, quindi alle alte velocità le alette rientrano da sole e questo permette ovviamente all'aria di scorrere fluida sulla carena e ovviamente di avere una maggiore penetrazione dell'aria. Questo vuol dire che ad alta velocità la V4 RR è molto più efficace rispetto alla Ninja K2R. Quindi questo era il terzo vantaggio di questa nuova Panigale V4 RR. E ragazzi, è un progetto pazzesco, cioè se sulla CBR 1000RR non è arrivato questo sistema, secondo Young Machine, che comunque vi ricordo essere molto vicina alle case sia giapponesi che italiane anche, il sistema dovrebbe arrivare al 100%, quindi Ducati sta lavorando a questo sistema, ma di fatto già ve l'avevo anticipato, cioè vi avevo detto, se vi ricordate, la Honda ci sta lavorando, però in realtà la FIM aveva già dato il via all'utilizzo di questo sistema sulle prossime superbike, quindi già nell'aria c'era comunque il progetto aerodinamica attiva e la V4 RR dovrebbe essere una delle prime moto appunto a montarlo. E adesso passiamo a un'altra cosa pazzesca. Parliamo un po' dell'elettronica. Dunque, la moto monta un'elettronica ovviamente molto avanzata, anche per via del costo, che poi vi dico qual è. Monta ovviamente il traction control, quindi il DTC, Ducati Traction Control, visto anche sulla Panigale V4R, settabile mi sembra su 19 o 20 livelli. Abbiamo 5-6 riding mode, abbiamo il Ducati Power Launch, che sarebbe una specie di, sarebbe un launch control. Abbiamo il cruise control, abbiamo il quick shift up and down, ovviamente di serie, abbiamo l'ABS Plus in questa versione, ho chiamato anche ABS Evo, e poi abbiamo anche le sospensioni elettroniche semiattive della Onlys, che mi sono dimenticato di menzionare prima, che neanche la V4 superleggera monta, quindi parliamo di un sistema pazzesco, che monta in realtà anche la RS V4 1100 Factory, ma non la V4 superleggera. Questo completa un po' il pacchetto elettronico di questa moto. Mentre arriviamo al sistema quello più innovativo, quello nuovo che ancora non si conosce, ovvero il controllo della piega. Controllo
Di cosa parliamo? Parliamo di un sistema elettronico che magari in tanti storceranno il naso, però è una cosa veramente notevole. Ovvero, questo sistema permette alla moto di scendere in piega oltre quello che il pilota, oltre alla piega che il pilota sta facendo. Cioè, nel senso, se in quel momento, in quella piega, la moto può arrivare fino a un numero a caso 50 gradi, ma il pilota sta piegando a 45 gradi, la centralina della moto lo capisce, lo rileva e di fatto spinge la moto fino alla massima piega possibile in quel momento. Quindi da 45 passa in automatico da sola lei a 50 gradi di piega. Quindi diciamo che porta al massimo, diciamo, estremizza al massimo la piega che la moto può fare in quel momento. È un sistema, ragazzi, inedito, cioè non si è mai sentito una cosa del genere, al quale sta lavorando Ducati in collaborazione con la Bosch, che dovrebbe arrivare, secondo le fonti di Young Machine, anche sulle prossime Superbike. Ovviamente sarà un sistema che non potrà essere utilizzato né in MotoGP né in Superbike. Non si sa bene che utilizzo se ne possa fare di questa cosa, però è un sistema nuovo, insomma, ci sta lavorando Ducati. Controllo della piega. E questo, ragazzi, è tutto. Sono le informazioni che conosciamo, quindi, ragazzi, una moto veramente notevole. Young Machine si è sbilanciata anche sul prezzo, secondo le sue informazioni, che lavorano alla Ducati, di fatto si parla di una cifra attorno alle 140.000 euro. Ci potrebbe stare perché comunque la V4 superleggera già di suo costa 100.000 euro circa, 100-110. Questa qua, a fronte di sistemi elettronici più avanzati, a fronte di compressore centrifugo più potenza, eccetera, eccetera, arriva aerodinamica attiva, arriva a questi 30-40 mila euro in più. E questo, ragazzi, è tutto. Questa è la nuova Panigale V4 RR. Pazzesca. Cioè, la vedremo, secondo le fonti di Young Machine, nel 2022, però dovrebbe arrivare, se sarà ultimata, all'ECMA del 2021, quindi all'ECMA del prossimo anno. È semplicemente incredibile. Cioè, di fatto è una moto che sarà sfruttabile sia sulla pista sia anche per fare i record di velocità, cioè, quindi, e finalmente si potrà scalzare un po' la Ninja K2R, perché di fatto quando si parla di velocità, di record, tutti hanno in mente solo la Kawasaki con la Ninja K2R, motore sovralimentato, eccetera, eccetera. E adesso ci è arrivata anche la Ducati, quindi sicuramente faranno fare qualche prova, qualche record strano a questa V4 RR e porterà comunque tanto ritorno di immagine alla Ducati, e ci potrebbe stare comunque casa italiana. Sono contento, quindi la vedremo sicuramente. Quindi questo che vi ho mostrato fino adesso era un primo render, una prima immagine trapelata, ma comunque la moto dovrebbe essere verosimilmente simile, cioè dovrebbe poi uscire veramente così. E ragazzi, vediamo un po' cosa arriva nei prossimi giorni. Probabilmente Ducati rilascerà tra qualche giorno un comunicato per annunciare un po' questa moto. Dai, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Controllate anche il calendario e guardate bene che giorno è oggi. Lasciate un like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al nostro canale YouTube e quello Instagram, il Backer Ufficiale, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!